Vapers, nicotizzati e non, benvenuti e bentrovati nell'angolo dell'unico sbaglio. Oggi andremo a parlare di un prodottino, mai nome più azzeccato, proprio perché è un prodotto veramente, veramente piccino di Casa Vaporesso, che vi regalerà un perfetto tiro da guancia. Devo fare una doverosa precisazione, perché io in questi mesi ho chiamato questa linea di prodotti in modo errato. Sono stato richiamato pubblicamente sotto un video da un follower americano. Mi ha detto: Tato, attenzione, perché non si pronuncia X-Ross, bensì Cross. Oggi infatti andremo a parlare della Cross Cube di Casa Vaporesso. Quindi adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e noi come sempre ci vedremo fra 30 secondi esatti. Vi aspetto! Hit it! That's what I'm talking about. Wait. Okay, now. From the beginning. Hit it, boys. E come di consueto, quando parliamo di un prodotto semplice come questo che andrò a presentarvi oggi, non ci sarà nessuna macro, verrà fatto tutto in presa diretta. E partiamo subito dalla confezione. Dai colori classici di Vaporesso, al cui interno troverete mini cavetto USB Type-C per la ricarica, ricarica 5V 1A, anche se sul sito parla di 2A. Simpatica catenina in metallo che permetterà di portarvi la vostra Cross Cube sempre al collo e non rischierete mai di perderla. Una seconda pod, perché una arriva premontata, classica pod, andiamo a sblisterarla insieme della linea Cross o X-Ross per non fare confusione. 2 ml, 1.2 ohm, la coil interna Corex, stappa e tappa in questo modo per andare a fare refill, ormai lo conosciamo, ahimè è solo da 2 ml. Alla luce della recensione fatta della Cross Pro o X-Ross Pro, mi aspettavo delle pod da 3 ml con il tappa stappa superiore, ma così non è. Mi stavo dimenticando il manuale di istruzione in tutte le lingue, quindi come sempre vi consiglio di darci un occhio. Ed eccola finalmente lei, la nostra Cross Cube, la prima volta che Vaporesso ci tiene a sottolinearlo, crea una pod mod di queste dimensioni e di queste forme. A me personalmente piace tantissimo, in sorpresa vedrete come sempre dimensioni, caratteristiche, misure, colori e pesi. Vi dico che è semplicissimo utilizzare perché non c'è nessun tasto, quindi si attiverà solo in modalità automatica, non è possibile né accendere né spegnerla. Qua c'è la scritta Cube, spero si riesca a vedere. Sotto invece troviamo la presa Type-C per la ricarica, alla funzione pass-through, quindi mentre la state ricaricando la potete utilizzare, e in più questa slitta qui che vi permetterà di avere un tiro da guancia aperto o chiuso, anzi anche chiusissimo. Sopra, come sempre, troviamo la pod, arriva con una pod premontata da 0.8 Corex a mesh, anche questa ahimè da 2 ml, qui troveremo i classici contatti, il pirulino e i magneti che terranno in sede la pod. Pod che per attivarla bisogna togliere questo adesivo protettivo, che permetterà alla stessa pod di non attivarsi in modo involontario, intanto mi libero dell'adesivo in fase di trasporto. Andiamo a riposizionarla sopra in questo modo, andiamo a stapparla così e andiamo a fare il pieno di 2 ml di liquido. Qui io vado a toglierla perché voglio sapere da voi questo tipo di pod come li riempite, cioè inserite, ok, in questo modo andate a riempirla, la riempite in questo modo, la riempite piegata in questo modo. Io preferisco riempirla così anche perché, vedete, riesco a riempirla quasi completamente. Fatto questo, aspettate 3-5 minuti in modo tale che la coil all'interno della pod si andrà ad attivare, oppure, come vi ho ormai insegnato io, andate a fare i tiri a vuoto in questo modo. Nel momento in cui, e io l'ho anche avvertito in bocca, sentirete che la coil si sarà impregnato di liquido che state utilizzando, tutto sarà pronto per essere utilizzato. Riposizionate tutto così. Vedete, non ha un verso. Vi ricordo che qui potete montare tutte le pod cross
Quindi la 06, la 08, la 1, la 1.2, mi pare che non ho dimenticato niente. Ah sì, la 07 mi è piaciuta tanto. Qui avete la possibilità di montare sia quelle a 2 ml stappa e tappa o quelle a 3 ml con il gommino che io odio qui di lato, ma queste cose li metterò anche in sovrimpressione. Vi dicevo, tutto è pronto per essere utilizzato. Andiamo a prendere anche la catenina in metallo, che sapete che io adoro. La posizioniamo qui. Vedete, c'è questo piccolo scasso qui. Ora datemi un attimo che vado a posizionarla. Semplicemente così. E avete la vostra pod da portarvi al collo, che secondo me è una cosa anche fighissima. Me la vado a posizionare al collo in questo modo. Vado ad aprire tutta l'aria. Vediamo se riesco a vederlo. Mi tolgo gli occhiali. Ok, aria tutta aperta. E questo è il tiro che ci regala questa pod da 08 di casa Vaporess. Anche qui, come sulla Cross Pro o X-Ross Pro, avremo un tiro da guancia aperto fino ad avere un tiro da guancia abbastanza chiuso. Vado a chiudere tutto. Enfisemico troppo. La posiziono in questo modo a metà. Aspettate che la leviamo, così facciamo prima. La posiziono così a metà e questo è il perfetto tiro MTL da guancia tutto italiano che questo prodottino ci regala. Tanto vapore, tanto aroma, le pod li conosciamo. Il plus di questa pod mod sta proprio nella regolazione del tiro. E anche qui Vaporesso ci ha voluto dimostrare dopo la Cross Pro che anche su questa Cube è possibile fare un perfetto tiro da guancia tutto italiano, un MTL delizioso, quindi consigliatissimo. Io ho provato anche le 07 e va chiuso leggermente un po' di più rispetto a questa 08. Ho provato quelle da 1.2 e vi devo dire, lo sapete, non mi hanno fatto impazzire, anche perché secondo me quel tipo di coil, quel tipo di pod sono comunque destinati ai sali nicotina. Potrebbero essere molto importanti per chi vuole fare un passaggio dalle use jet che utilizzano sali nicotina a questo tipo di sistemi con un pod da 1.2 ohm e poi a parte acquistare anche i liquidi, perché ormai in Italia ce ne stanno tantissimi con i sali nicotina a gradazioni diverse. E a tal proposito, proprio in questi giorni andrò a fare un video proprio su alcuni liquidi che utilizzano i sali nicotina con diverse gradazioni che in questi giorni mi sono piaciuti veramente tanto. E chiudiamo questo video parlandovi di autonomia. 900 mAh, batteria interna non sostituibile, vi regala un'autonomia con la pod da 08 che ho provato di all'incirca 5 ml, quindi 2 pod e mezzo, quello è quello che vi dà come autonomia. Naturalmente con la pod da 1.2 avrete ancora più autonomia. Altra cosa che so che mi chiederete nei commenti: quale tra tutte le pod di questa Cross o X-Ross Tato preferisce? Tato vi dice che preferisce quella da 07 da 3 ml, nonostante abbia quel tappino che a me non fa impazzire, però come resa aromatica e come hit, secondo me tra tutte le pod presenti è quella migliore. Questo era un po' tutto per questa X-Ross, scusatemi, per questa Cross Cube di casa Vaporesso. Come sempre nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Io lo trovo un ottimo prodottino, un'ottima implementazione. Questa forma a me non dispiace, ditemi la vostra nei commenti. Io sono Tato, questo è il canale di Unico Svapo. Come sempre ci vediamo nei prossimi video, ma come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao, alla prossima!